aeroporto di Montichiari, forse siamo una svolta. Oggi un incontro importante in Broletto fra tutti gli operatori interessati, cioè operatori intesi come enti, Camere di Commercio, Provincia, Comune di Brescia ed altri. Franco Bettoni, Presidente della Camera di Commercio, presente ovviamente per così lanciare anche lui da parte della sua ente camerale qualche iniziativa. Presidente, ci siamo una svolta, possiamo sperare di entrare in possesso di questo aeroporto, doveva sempre dividerlo con altri. No, io credo che ci siano oggi delle prospettive assolutamente molto interessanti e del resto la conferenza stampa di oggi vuole sottolineare la ritrovata unitarietà del mondo delle istituzioni pubbliche bresciane, quindi Comune, Provincia, Camera Commercio attorno ad ABEM per un progetto che è quello di riportare sul territorio bresciano in tutta la sua titolarità, quindi concessione e quote sociali di maggioranza, il nostro aeroporto. Si lavorerà per questo e credo che questo sia un giorno assolutamente importante e significativo, perché per la prima volta c'è una unitarietà di intenti che appunto ha come presupposto l'acquisizione del 100% delle azioni della D'Annunzio e quindi del nostro rapporto. Alberto Cavalli, Presidente della Provincia di Brescia, ha sottoscritto oggi questo accordo finalmente raggiunto con i vari partner per l'aeroporto di Montichiari. Un accordo storico che vede per la prima volta tutte insieme le istituzioni, la comunità, l'economia bresciana nel rilancio dell'aeroporto di Montichiari. Storico perché già da tempo, fin dalla nascita di questo aeroporto e anche da prima, abbiamo dovuto registrare posizioni diverse. Oggi abbiamo individuato non solo un comune obiettivo, ma anche una comune strategia per raggiungerlo. Ecco perché presenteremo insieme una richiesta a Catullo e ad Annunzio perché ci dicano il prezzo. Noi vogliamo entrare in possesso della società, vogliamo avere una concessione diretta, autonoma, indipendente, che ci consenta di agire, insomma, secondo piani e progetti che siano rispettosi delle attese e delle opportunità che un aeroporto offre alla comunità bresciana. Siamo convinti che ci siano oggi le condizioni, forse non c'erano ieri, perché Catullo ci risponda positivamente. Siamo soprattutto convinti che questo è il miglior provvedimento anticrisi che noi potevamo assumere. Un forte investimento, decine di milioni di euro, direttamente sulla terra bresciana, per garantire trasporti di passeggeri e trasporti di merci, per aprire insomma ancora di più i mercati e l'attenzione di tutto il mondo sul nostro territorio. Su questa infrastruttura sono stati fatti degli investimenti da parte della società Catullo e la nostra iniziativa oggi qui è a dire che noi vogliamo riconoscere i giusti investimenti fatti, finora fatti. Ci sarà qualcheduno ovviamente dopo questa nostra lancio, questa nostra domanda, che ci dovrà dire innanzitutto se sono ovviamente disponibili a un progetto di questo genere, cioè a una cessione o totale o parziale dell'azionariato in mano alla Catullo, e poi ovviamente se ne determinerà anche il prezzo. Voglio dire, ci sono tutti gli strumenti per poterlo determinare e per poterne discutere. Tempi e scadenze? Ecco, tempi e scadenze, questa è sicuramente, i tempi devono essere necessariamente brevi. Noi siamo pronti, ovviamente abbiamo in funzione delle risposte che riceveremo, abbiamo un nostro piano finanziario, un nostro piano industriale, è pronto a metterlo in gioco. Per noi i tempi potrebbero essere anche quelli che nel giro di un paio di mesi la cosa si possa risolvere. Adriano Paroli, sindaco di Brescia, oggi finalmente si è raggiunto un accordo con questi gruppi per l'aeroporto di Montichiari, è un passo significativo? Ma direi un momento storico, da mesi stiamo lavorando per avere un fronte bresciano unito e dall'altra parte per avere un obiettivo chiaro e condiviso. In quest'ultima settimana devo dire si è trovata la spinta giusta. È un momento fondamentale, è certamente la prima misura anticrisi per il nostro territorio, perché la fiducia e l'investimento in questa volontà è totalmente presente e credo che questa positività oggi ci dia la possibilità di guardare
con ottimismo alla conclusione di questa operazione, quindi sul fatto che l'aeroporto di Montichiari possa diventare a servizio del territorio bresciano innanzitutto e poi certamente come infrastruttura al servizio del territorio tutto.